sicuramente la notizia della delle Olimpiadi è anche per il nostro evento dei campionati dei mondiali del 2021 un evento molto importante. Per quanto riguarda i lavori, diciamo siamo ormai ad un anno e mezzo, manca soltanto un anno e mezzo e quindi praticamente tutti i lavori infrastrutturali sono terminati, rimangono una serie di lavori di completamento e dei lavori accessori che verranno fatti nel corso dell'estate prossima. Ricordo che in montagna si lavora sostanzialmente soltanto d'estate. Gli investimenti sul territorio sono stati investimenti importanti, investimenti in infrastrutture, investimenti in tecnologia, quindi è stata portata la fibra un pochino in tutto il paese per poi permettere di distribuire il segnale delle televisioni e quindi sono stati fatti tutta una serie di investimenti diretti. E questi investimenti hanno generato sicuramente un effetto molto positivo sulla comunità, perché più delle volte sono stati portati avanti da imprese locali, generando così un circolo virtuoso. Inoltre, proprio in vista dei mondiali del 21, molti imprenditori, molti investitori hanno deciso di rinnovare il loro albergo, di investire a Cortina, di rinnovare il loro ristorante e quindi l'indotto economico è, diciamo, di dimensione molto interessante. Per dare delle cifre possiamo dire che se gli investimenti diretti sono stati tra i 200 e i 300 milioni, calcoliamo che l'indotto complessivo sia attorno al miliardo. Beh, il coinvolgimento degli spettatori, il coinvolgimento dei fan, il coinvolgimento dei giovani è molto importante per la riuscita di un evento sportivo, quindi abbiamo pensato di lanciare questa app proprio per aumentare l'engagement, per aumentare la comunicazione. È un percorso di comunicazione che abbiamo iniziato adesso proprio per avvicinarci al mondiale che saranno nel febbraio 21, ma anche attraverso le finali che ci saranno a marzo del 2020.